Ma povero Salvini, ma il livello di cazzate che sta sparando lo fa quasi diventare simpatico se non avesse superato il limite. Perché ieri ha sparato l'insinuazione per cui il governo a detta tua starebbe spargendo infetti in giro per l'Italia per giustificare lo stato di emergenza. E farebbe ridere, farebbe pena, e quindi ridere, se non fosse che oggi ha superato il limite, perché oggi si è permesso di difendere Fontana, il presidente della regione Lombardia, dall'indagine che ha subito per frode nelle forniture pubbliche di camici. La storia è molto particolare, molto molto grave, molto scandalosa. E se tu, Salvini, difendi Fontana, di fatto vai a toccare, a infangare, a sporcare la sofferenza. Quella sofferenza di migliaia di morti e di decine di migliaia di parenti delle vittime e di tutti i lombardi che hanno sofferto durante questa pandemia. Perché quando dici che è scandaloso, incredibile che in Lombardia si indaghi Fontana perché un'azienda ha regalato dei camici alla regione stessa, cazzo! Ti stai dimenticando di dire che quell'azienda per il 90% di proprietà del cognato di Fontana e per il 10 della moglie di Fontana, e che quella non era inizialmente una donazione, ma era una fornitura scritta nero su bianco dove c'era scritto 513.000 euro. Che poi, quando un giornalista di Report si è accorto di questa faccenda poco chiara, è stata trasformata in donazione, quindi altro che donazione. In Lombardia non c'è la mala sanità, ma c'è la mala politica. E tu, Salvini, sei l'attore protagonista di questa mala politica, perché se c'è stata così tanta sofferenza e difficoltà da contagio da Covid in Lombardia, è a causa di una sanità devastata dalla gestione politica tua. Basta balle, almeno rispetta i morti, i familiari dei morti e i lombardi che hanno sofferto, anche se sono talmente eclatanti le balle che dici, le cazzate che spari, che oramai sempre meno persone ti stanno credendo. E grazie al cielo, perché la politica significa lavorare per i cittadini, non raccontare loro le balle per prendergli il voto. Questo tipo di politica fa semplicemente schifo, schifo, schifo. Chi non ha un conto milionario alle Bahamas? Ma chi non ha 250.000 euro da bonificare al cognatino così dall'oggi al domani? Ma dai, ma... Immagina, poi. No? Io non li ho. Immagino nemmeno voi. Lì a Fontana, il presidente della regione Lombardia, che finalmente, dopo mesi di fuga dove si nascondeva tra TV e radio per portare avanti solo una propaganda tipica leghista, si è presentato in consiglio al Pirellone a riferire di fronte agli eletti rappresentanti dei cittadini lombardi. Voi direte, finalmente avrà chiarito le sue posizioni scandalose, le avrà chiarite? Le ha chiarite? Sto cazzo! No? 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 E quindi ha fatto due cose in quell'ora di discorso Fontana. La prima è scandalosa, quanto la seconda, ha preso per il culo tutti i cittadini lombardi e ha fatto un vero e proprio depistaggio delle proprie responsabilità. L'ha presa per il culo è perché non ha fatto altro che elogiare il suo operato, quello della Lega e quello di soggetti come questo, il Galleruccio Gallera, che pochi giorni fa era in barca, tanto sulla il formigone, ma uè te ciula, io vado in barca, sto figo, sono pieno di soldi. Che al mercato mio padre comprò, santo cielo! E ha addebitato responsabilità agli altri, ovviamente. Sapete a chi? A tre. Tre sono responsabili dei morti, dei disastri del Covid. Il Covid, il governo, i lombardi. Abbiamo avuto così tanti morti perché i lombardi sono dinamici, si spostano, si muovono velocemente, hanno una regione produttiva e quindi il contagio si è diffuso velocemente. Fammelo risentire! Ve lo dico io chi è Fontana. Fontana è uno che senza dirlo a nessuno, nessun cittadino lombardo, cittadino italiano sapeva che il presidente della regione più popolosa ed economicamente più rilevante d'Italia avesse un conto milionario alle Bahamas! Grazie alla schifezza messa in inglese per non far incazzare gli italiani, noi in Parlamento ci incazziamo in come, chiamata voluntary disclosure, uno scudo penale a tutti gli effetti, li ha resi leciti questi soldi nascosti all'estero, frutto della successione, dell'eredità della madre, dicono i giornali. Dicono i giornali. Eh?
E quindi non abbia detto niente, solo per questo vorrebbe prendere e scappare a casa, altro che prima gli italiani, altro che prima gli italiani. Gli italiani mica ce l'hanno contro alle Bahamas, mica hanno scudato i soldi all'estero che non avevano pagato le tasse delle leggi italiane. Gli italiani veri, i lombardi veri, le tasse le pagano fino all'ultimo centesimo. Quelle tasse che voi leghisti dite di voler abbassare, falsi. Poi dopo, quando avete la possibilità, va, aprite il conto alle Bahamas, i vostri massimi vertici, o magari, che ne so, dovete restituire 49 milioni di euro, truffa aggravata, rimborso elettorale, 49 milioni di euro avete restituire, eh? E che cazzo? Ma non ha chiarito neanche un'altra cosa scandalosa del bonifico dei 250.000 euro che avrebbe voluto fare sempre attraverso questo conto in Svizzera al cognato. Ma peggio ancora, ha mentito spudoratamente. Il 7 di giugno Fontana dichiara testuali parole, sempre riguardo all'azienda del cognato, 90% della moglie 10%, e alla fornitura poi trasformata in donazione di camici per 513.000 euro, dice il 7 di giugno, ricordate la data. Non ne so nulla della procedura e non sono mai intervenuto in alcun modo. Ma rilascia il piacere! Con la procedura che è fornitura, quindi la regione Lombardia deve pagare con commessa diretta, richiesta diretta di acquisto di questi camici al cognato e alla moglie di Fontana, dice di non saperne nulla e di non essere mai intervenuti in alcun modo. Peccato che il 19 di maggio Fontana ordina alla società che gestisce il suo contone all'estero, prima era nascosto alle Bahamas, di un bonifico di 250.000 euro al cognatino. Ma se tu fai questo bonifico al cognatino, non puoi non sapere che siete stati beccati, perché un giornalista di Report ha annusato che c'era puzza nel rapporto tra la regione e l'azienda di famiglia che doveva fornire alla regione con il presidente Fontana questi soldi. Quindi hai mentito spudoratamente agli italiani, quindi non hai veramente nessuna dignità per andare avanti ed amministrare una regione tanto importante, tanto popolosa, fatta di gente onesta, non di cittadini come voi coi conti alle Bahamas in Svizzera e che magari hanno delle indagini sui fondi della Lega, dove c'è un signore che è stato beccato mentre scappava in Brasile e indagati tre commercialisti del Carroccio. Altro che prima gli italiani, altro che prima gli italiani. Ma donato! Finiamo in bellezza, dai. Finiamo con un sorriso, guardatelo qua, è sempre lì, Matte Nazionale, febbraio 2015, cos'è che dice? È appena stata approvata la porcheria di Renzi, cui noi ci opponemmo fortemente in Parlamento, lo scudo fiscale. Curioso di vedere quanti ben pensanti e moralisti di sinistra saranno beccati quei milioni nascosti in Svizzera. Guarda che faccia! Hanno beccato i tuoi, hanno beccato il presidente della tua di regione, vergognati! Ragazzi miei, io non affiderei neanche un centesimo più e penso che tutti voi, onesti, la pensiate come me.